Oggi la Regione inizia con questa nuova avventura di programmare assieme ai sindaci e domani assieme, diciamo così, ai soggetti tecnici della nuova programmazione 21-27. Una battuta su questo. Ma intanto questa è la conferma di quello che è stato fatto fino a oggi, anche in periodo drammatico che è il periodo della chiusura e il periodo del Covid. Non abbiamo mai smesso di sederci ai tavoli, di condividere con i rappresentanti delle categorie, con i rappresentanti delle istituzioni ogni decisione che abbiamo preso fino ad oggi. Anche quelle che potevano essere le più pesanti, le più dure, le più forti, le abbiamo sempre condivise. La conferma di questi tavoli è proprio quella che la gente si aspetta, cioè che il palazzo non abbia porte, non abbia finestre, ma sia veramente una sorta di arena in cui la gente si possa incontrare costantemente, un agorà in cui la gente possa sentirsi a casa propria. Questo è il palazzo della gente, non è il palazzo di chi si chiude qui per nascondere chissà cosa. Abbiamo sfondato le porte e le lasciamo ben aperte, ben sfondate, in maniera tale che ognuno possa venire a trovarci. Una battuta su domani. Domani la Regione ha organizzato 7 tavoli tecnici, ogni assessore coordina un tavolo. Questa è una grande novità anche a livello nazionale. Una battuta sul suo tavolo sulla cultura. Ma guardi, io sono ben felice domani di avere al mio tavolo i rappresentanti intanto delle comunità identitarie che vivono in Calabria, quindi il gruppo dei grecanici e degli arberesci e degli occitani, poi ci sono i rappresentanti dei GAL, ci sono i rappresentanti del commercio, dell'artigianato, del mondo della cultura, e con loro mi sento a casa perché in realtà non abbiamo mai smesso di incontrarci e con loro abbiamo, ripeto, preso tutte le decisioni più importanti fino ad oggi e per quello che riguardava quest'oggi così particolare, addirittura oserei dire anche monco. Siamo stati talmente attenti che quello che poteva sembrare una tragedia già solo per questa nostra estate si è invece dimostrato, proprio perché come dire, portato a gravidanza tutti quanti insieme, un parto felice, perché la Calabria è stata scelta dai turisti, è stata scelta dai visitatori, abbiamo una sorta di sold out in tutte le località turistiche e anche di attrazione culturale e artistica, quindi vuol dire che la condivisione è servita molto già solo in questa fase, perché non dovrebbe servire addirittura per un pensamento a lungo termine. E questa è la cosa che ci stiamo promettendo di fare, quello di pensare a lungo termine e di imparare insieme, ognuno insegna all'altro, a poter condividere le decisioni. Sono convinto, sono veramente sinceramente convinto che i tavoli di domani saranno questo ulteriore passo in avanti verso una condivisione definitiva di non solo di decisioni ma anche di risultati, così che nessuno possa dire ma io non c'ero. Tutti c'eravamo, tutti ci siamo, tutti ci saremo e questo sarà il cambio di marcia di una politica che peraltro sarà svelta, veloce, smart, non può essere arroccata su posizioni, oserei dire anche né partitiche né politiche, perché poi il confronto aiuta lo sviluppo, la crescita. Un'ultima battuta di tipo un pochino più politico. La Presidente ha mostrato subito i muscoli dal suo insediamento, tra l'altro praticamente in pieno Covid, anche con difficoltà, l'abbiamo sentita senza voce eccetera, però ha tirato fuori una grande grinta e ha acceso i riflettori italiani tutti sulla Calabria, anche con diciamo, energia e forza, quasi un po' contro le iniziative del governo. Una battuta su questo. Ma guardi, ognuno tira fuori quello che ha. Io conosco Iole da un bel po' di anni, e diciamo che ci conosciamo da quando eravamo un po' in bianco e nero, e questa possibilità di condividere, seppur da partiti diversi ma sicuramente legati per un progetto comune, questa possibilità di lavorarci insieme per me è stata una grande gioia. Le ripeto, Iole è una donna di grande grinta e, come ho detto già in passato, scusatemi se mi cito un po', la Calabria aveva bisogno di una madre. E Iole è una madre protettiva, molto protettiva nei confronti di questa
di questa figlia, di questa, questa Calabria che lei sente proprio sua, così come la sentiamo tutti quanti noi. A me piace molto poterla accompagnare in questa maternità, perché per tanti motivi io ritengo che anche la più maschia delle paternità deve sapersi riconoscere una punta di maternità, e questa è la parte che fa più forza. Per cui mi piacerà accompagnare Iole con questa grinta che lei ha dimostrato e che io condivido, non solo, ripeto, per questo momento difficile, ma per i prossimi anni.